Era un iter avviato circa 10 anni fa. Poi c'è stato un piccolo contrattempo con la ditta che stava eseguendo i lavori. E per dare un'idea, per rendere un'idea anche ai nostri concittadini che ci stanno ascoltando, stiamo parlando, ecco, della barriera curvilinea, dove attraccano gli aliscafi per Favignana. Come si vede, sono stati oggetti già di lavoro negli anni passati, poi è rimasta un'incompiuta. Quindi, tutto sommato, c'erano i progetti. La regione non ha fatto altro quindi che aggiornare i prezziari rispetto al periodo precedente, visto che erano trascorsi quasi 10 anni, e quindi le somme c'erano. Ed è stato, diciamo, facile, ecco, stralciare questa parte di progetto del porto della città di Marsala e finanziarlo con 847 mila euro. È importantissima perché la banchina, ecco, dove attraccano soprattutto gli aliscafi, ed è molto importante metterla in sicurezza. Dico, fortunatamente, continuo a dire, le risorse per quanto riguarda la portualità in Sicilia non sono mancate. Basta vedere che dal 2017 ad oggi l'assessorato, ecco, capeggiato dal responsabile ingegnere Ricciardo, ha finanziato per ben 391 milioni di euro opere pubbliche di messa in sicurezza dei porti siciliani. La parte, ecco, magra di tutti questi finanziamenti, ahimè, l'ha presa la città di Marsala, che tutto sommato, dico, che ben vengono questi 847 mila euro, però la parte, ecco, più piccola di finanziamenti che sono arrivati nel nostro territorio, ed è proprio perché parlavamo di un progetto passato, è bastato soltanto estrapolare quel progetto che già era andato in gara. L'ho detto poco fa e lo ribadisco, poi la ditta ha avuto un intoppo e quindi si è bloccato, ed è stato facile portarlo a finanziamento. Noi ci auguriamo che, per quanto riguarda invece la portualità, mi auguro che la prossima settimana ci possiamo vedere, o inizio della settimana prima di Natale, quindi un incontro con la stampa e con la cittadinanza, per fare un resoconto di quello che è il problema del porto, principalmente della città di Marsala, lo stato di attuazione di quello che è la parte pubblica del porto, visto che tutto sommato i finanziamenti ci sono, ma ancora non si è capito chi deve fare i progetti e chi deve presentare i progetti. Fortunatamente, continuo a dire, in questo momento ci sono risorse, però chi prima arriva, prima prende. Perché dico questo? Dico questo perché funziona quasi a sportello, per ogni anno ci sono le somme, quindi chi ha il progetto esecutivo pronto arriva, naturalmente in ordine di protocollo, chi prima arriva, prima prende.